Ben ritrovati cari amici condominio, nuovo appuntamento di Pausa Condominio, un break nella nostra giornata per parlare di condominio e di tutte le questioni che riguardano il mondo condominiali. Oggi in particolar modo tratteremo una questione molto importante che riguarda la gestione dei conflitti all'interno dei condomini, un argomento sempre delicato ma che tiene viva la vita condominiali. E di tutto questo ne parleremo insieme a Massimiliano Ferrari in collegamento con noi da Lecco. Benvenuto Massimiliano. Grazie per l'invito. Massimiliano, allora questo argomento che riguarda la gestione dei conflitti, che è un po' l'argomento cruciale all'interno del condominio, perché sappiamo benissimo di ciò che si genera all'interno del mondo condominiale in termini di conflitti. Ecco, quali suggerimenti ti senti di dare ai nostri amici da casa che abitano in condominio? Grazie per l'invito e grazie, come ti dicevo prima di questa, diciamo, intervista, io essendo un mediatore civile e un formatore in mediazione mi occupo da sempre di questioni legate ai conflitti, non solo a quelli condominiali. Ho anche l'abitudine di incontrare amministratori di condominio quando hanno questa necessità, perché vengono chiamati in mediazione oppure portano una parte in mediazione. Quindi io di solito utilizzo dentro alla mia formazione professionale e al mio lavoro la gestione dei conflitti con le tecniche ADR. Vuol dire che dentro i conflitti esiste la possibilità di trovare delle soluzioni che siano le soluzioni delle parti. E adesso arriviamo quindi al condominio, arriviamo alla tua domanda. È chiaro che il condominio è un ambito dove l'autorevolezza è fondamentale. L'amministratore di condominio ha dei poteri, i condomini hanno chiaramente i loro poteri dentro nell'assemblea. Io ritengo che tutte le tecniche che io utilizzo dentro al mondo della gestione dei conflitti a livello professionale come mediatore siano assolutamente fondamentali per chi svolge oggi il ruolo di amministratore in un condominio. Immaginatevi l'intelligenza emotiva, immaginatevi la comunicazione verbale non violenta, immaginatevi la capacità di saper lavorare sulle emozioni, sui bisogni e sugli interessi. Premetto che gli amministratori di condominio, quando hanno, diciamo, la necessità di conoscere questi aspetti, non hanno ad avere la stessa preparazione che può avere un mediatore. Ma io credo che una formazione con queste tecniche sia fondamentale. Questo a cosa aiuterebbe? Aiuterebbe una gestione migliore delle assemblee, aiuterebbe a comprendere meglio perché le persone dentro ad un condominio hanno, tra virgolette, scusatemi il termine, la necessità a volte di litigare o di discutere. Il nostro, diciamo, modello, che parte da un gioco, tra l'altro, vedete che qui dietro c'è scritto appunto l'attività che io svolgo principalmente in questo periodo, utilizza la ludodidattica o la gamification. Ecco, Massimiliano, quali sono gli elementi che scatenano il conflitto all'interno del condominio? Ma in realtà è facile pensare che siano le relazioni. Io quando faccio formazione anche nelle scuole sulla mediazione spiego che il conflitto è una parte della relazione. È più facile litigare con qualcuno che vive in India, in Africa, salvo che io magari tra virgolette sia particolarmente acceso, o è più facile litigare con mio fratello con cui condivido tutti i giorni una stanza o dei locali, e quindi è più facile litigare con qualcuno che sta dall'altra parte del mondo o con qualcuno che ha un'abitazione sopra di me o che parcheggia vicino alla mia auto? La risposta ce la possiamo dare tutti. Il nostro modello prevede che anziché evitare i conflitti, perché il conflitto io ritengo essere inevitabile, che vuol dire che prima o poi ci capiterà di litigare o discutere, noi possiamo trasformarlo, in certi casi è chiaramente non la violenza, ma io parlo di altri tipi di conflitti, da minaccia ad opportunità, e possiamo pensare di non viverlo male e di non imparare nulla dal conflitto. Se vuoi ti faccio qualche esempio. Sì, io volevo un attimo soffermarmi su ciò che riguarda, insomma, il ruolo dell'amministratore, perché diventa importante, io direi determinante nella gestione dei conflitti. Ecco, cosa può aiutare ai nostri amici amministratori di condominio, soprattutto in termini di formazione? Cosa possono fare per imparare meglio a gestire i conflitti? Grazie per la domanda. Io stesso faccio formazione per gli amministratori di condominio, sia i corsi basici, i corsi aggiornamenti, e porto le cosiddette tecniche ADR. Sembra strano, ma la capacità di un amministratore di condominio di riuscire a gestire i conflitti non pensando di poterli evitare, perché molto spesso l'amministratore, anche giustamente, si immagina che il condominio possa essere, diciamo, quell'ideale dove nessuno litiga. Ma questo, ahimè, penso che su questo abbiamo tutti l'esperienza, non è così nella realtà. Quello che può fare un bravo amministratore di condominio oggi è cominciare ad apprendere le cosiddette soft skill, le competenze trasversali, che aiutano in modo concreto. Io qua non parlo di
filosofia, di conoscenza solo teorica. Io parlo di aspetti pratici, perché se io sono consapevole che sono in grado di utilizzare la comunicazione in modo assertivo, sono in grado di usare le parole, ma le so usare con una modalità diversa. Ecco, queste sono tecniche che noi utilizziamo come mediatori e che un bravo amministratore di condominio può imparare velocemente. E poi le può applicare. Le può applicare in sede assemblea, le può applicare quando certo. incontri i condomini hanno chiaramente qualche questione. Tenete presente che il ruolo del mediatore, così almeno ci capiamo meglio, non è quello di trovare le soluzioni. Non è di dire chi ha torto o chi ha ragione. Quindi immaginatevi un amministratore che è di fronte a due condomini dove tutti e due penseranno ognuno di aver ragione. Il ruolo dell'amministratore, se utilizzasse queste tecniche, non è quello di risolvere il loro problema e di trovare lui la soluzione per tutti o di dire chi ha torto o ragione, ma semplicemente di sapere che una volta che queste parti hanno espresso i loro bisogni e i loro interessi, loro possono trovare la loro miglior soluzione, perché noi diciamo che tra il giusto e il meglio noi puntiamo al meglio, e la miglior soluzione avrà solo un limite, quello certo. che l'altro avrà da accettare, quello che uno dei due proporrà rispetto a una certa situazione. Che non è sempre facile, tu saprai benissimo che non è facile. Non penso che sia facile. Certo, no, soprattutto per amministratori che non investono nella formazione. Ecco, ma a proposito di questo, ti volevo fare una domanda, ma la ludodidattica o la gamification possono entrare in soccorso nella formazione degli amministratori di condominio? Assolutamente sì, perché la ludodidattica, la gamification spiega molto velocemente. Io dico che in un'ora con un gioco si può imparare molto più velocemente che in molte ore di formazione classica frontale. La lezione stimolo significa che io faccio fare esperienza, faccio litigare con un gioco un amministratore con un condomino, e mentre litiga, chiaramente in un conflitto verosimile, questo amministratore imparerà qualcosa dall'esperienza. Immaginatevi quando noi impariamo a guidare. Tutti noi quando prendiamo la patente pensiamo di schiacciare il freno, la frizione. Poi a un certo punto il cervello non ha più bisogno di pensarci, ma lo fa. Quindi se si utilizza il gioco, se si utilizza la gamification, se si utilizza Medianos, gli amministratori di condominio possono poi in conflitti reali pensare di poter dire le stesse cose senza cambiare il contenuto, ma cambiando la forma. Pensare quanto possano trasformarsi le emozioni. Pensare, e questo è l'elemento fondamentale, che ogni parte, al di là del principio, al di là della posizione, cioè quello che diranno perché sono arrabbiate, perché hanno un problema con qualcuno, noi puntiamo a spostare le parti dalla posizione al principio a quelli che sono i reali interessi e bisogni, perché quello che sarà fondamentale per arrivare a migliorare il clima del condominio sarà che le parti possano pensare di aver ottenuto qualcosa per sé. La mediazione certo. non è concedere, la mediazione non è dare all'altro, ma è avere un qualcosa in futuro che ci faccia stare meglio. Nella conflittualità tra condomini e amministratori hanno molto peso anche i pregiudizi. L'amministratore spesso diventa il bersaglio di tutte le problematiche che ci sono all'interno del condominio. Ecco, cosa possiamo suggerire ai nostri amici condomini in questo senso? Come si può migliorare il rapporto con i propri amministratori di condominio per evitare queste conflittualità, direi, eterne? Ma io credo che alla fine la professionalità e l'autorevolezza pagano, quindi perché io vi parlo tanto di comunicazione, comunicazione assertiva, comunicazione verbale non violenta, che non vuol dire non dire le cose. Un bravo amministratore di condominio, se trova un condomino che si comporta in modo non corretto o viceversa, ha tutto il diritto di essere autentico. Noi usiamo, diciamo, simbolicamente la giraffa che ha un cuore grande, quindi vuol dire che non abbiamo da non dire quello che pensiamo a un condomino quando non fa le cose che deve, ma c'è modo e modo di poter dire queste cose. Esiste, diciamo, una modalità più normativa, esiste una modalità dove io posso ottenere di più semplicemente cambiando la forma senza variare il contenuto. Per fare un esempio, mamma, sei un egoista, lo faccio con questo che è un esempio facile. Io posso dire a mia mamma: mamma, quando tu mi chiedi di rientrare presto alla discoteca sei troppo preoccupata di quelli che sono i tuoi pericoli e non guardi abbastanza i miei bisogni, a quello di cui ho bisogno. Questo è il concetto di comunicazione verbale non violenta. Una ragazza adolescente dirà ad una mamma qualcosa, non cambierà la sua posizione, ma questa modalità di comunicazione sarà fondamentale, riuscirà a ottenere molto di più. Ecco, ma la mediazione, per concludere, la mediazione come normativa evolutiva del rapporto e dei conflitti, cosa può cambiare all'interno delle nostre vite, di tutti coloro che abitano in condominio? Grazie, hai toccato un altro tasto
per il quale io sono molto sensibile. Io vi ho detto, sono un mediatore civile. Con la riforma Cartabia, che è entrata in vigore da novembre 2023, gli amministratori di condominio avranno sempre più necessità di stare dentro ai tavoli della mediazione, per varie ragioni che adesso non sto a raccontarvi. Tenetelo presente perché vuol dire che la conoscenza di queste tecniche vi serviranno quando siete dentro l'assemblea, quando avete a gestire, diciamo, i conflitti senza pensare alla mediazione civile, ma è chiaro che pur accompagnati da un avvocato, pur in presenza anche dell'avvocato che tutelerà il condominio, tutelerà l'amministratore, se un amministratore di condominio conosce queste tecniche, lavora con queste tecniche, faciliterà il dialogo e permetterà al condominio magari di riuscire a risolvere dei problemi senza dover andare in tribunale. Sapete tutti che il tribunale comunque è Certo. opposto, sapete tutti che c'è una durata delle cause che è qualcosa di particolarmente impegnativo ed è chiaro che anche per il condominio un amministratore che è competente, senza essere un mediatore, ma conosce le tecniche ADR, potrebbe essere un valore aggiunto. Certo, questo è vero e soprattutto l'invito che noi giriamo a tutti i condomini a gestire nel miglior modo le conflittualità e a seguire degli esempi, ecco, portati avanti da chi in questa materia è esperto come te, Massimiliano. Noi ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito e per averci dato queste Grazie. Posso importanti dire solo informazioni. Prego, un'ultima cosa velocissima? Dico velocissimo. solo questo in chiusura, dico che quando si va in mediazione non si pensi di concedere, quindi quando dei condomini Certo. saranno in assemblea di condominio e si troveranno in una situazione di mediazione, la cosa fondamentale è che l'amministratore faccia comprendere che quel tavolo è un tavolo dove si può ottenere qualcosa. Si arriva a degli accordi di mediazione a misura in cui le parti, quando si siedano, pensano che in futuro avranno dei benefici. Quindi quando vi capiterà, io vi auguro mai, ma se vi capitasse, di dover decidere se Certo. continuare o meno la mediazione, fatelo, restate dentro la mediazione e cercate dentro questa mediazione un qualcosa di positivo e di valore per voi. Certo, Non questo è fatelo un per coincidere all'altro. consiglio importantissimo per tutti coloro che ci Grazie. seguono da casa, soprattutto evitare il più possibile in termini di conflittualità e di rovinare i rapporti sia con gli altri condomini che con il proprio Certo, che c'è un problema amministratore. di continuità di relazioni. Grazie Grazie Massimiliano, grazie del tuo contributo e a te. speriamo di rivederti presto. Noi ovviamente giriamo a tutti voi l'invito, amici che ci seguite da casa, innanzitutto a seguirci sul nostro canale Delta TV, canale 83 del digitale terrestre e soprattutto a seguire in tutte le nostre puntate di Pausa Condominio in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.30 e alle ore 22. E soprattutto a scriverci se avete delle domande da farci al nostro indirizzo email redazione@oggicondominio.blog o mandarci un messaggio su WhatsApp al numero 333 4133 289. E soprattutto quello che auguriamo oggi più di tutto è di vivere una buona e serena vita in condominio.